Le opposizioni, da Lega a Forza Italia, da SEL a 5 Stelle, restano critiche. I grillini respingono le accuse di Renzi. Alla Camera dicono eravamo in aula e come il Premier vuole nascondere che la manovra è piena di favoritismi agli amici. E poi passiamo alla truffa delle banche, con la Banca Etruria che con i suoi amministratori e sindaci, anziché proteggere i risparmiatori come avrebbero dovuto fare anche Banca Italia e Consob, pensavano soltanto a concedersi fidi che non hanno neanche restituito. Critico anche il senatore Avvicini.